Domenica prossima, 27 agosto, a Grotte, nell'atrio del municipio, alle ore 20:30, si svolgerà la cerimonia conclusiva di premiazione del premio Racalmare Leonardo Sciascia. In proposito, svolge alcune considerazioni l'ex componente della giuria, Gaspare Agnello. Domenica prossima, 27 agosto, a Grotte, è in programma la cerimonia di premiazione della edizione 2017 del premio Racalmare, un evento letterario che da sempre è legato al professor Gaspare Agnello. Beh, io sono fuori da questa edizione, mi sono demesso dal premio letterario quando c'è stata la famosa polemica sul libro Malerba, e quindi non sono più ritornato al premio Racalmare. Io non do giudizi, io dico che il vecchio statuto diceva che il presidente doveva essere una personalità di livello nazionale. Il sindaco ha cambiato il regolamento, è stato fatto presidente un grottese, sicuramente persona intelligente, capacissima, ma già era direttore organizzativo. Come direttore organizzativo io, Salvatore Bellavia, do grandi meriti, ma il presidente a mio avviso doveva essere una personalità della cultura di livello nazionale. Però devo dire che stanno organizzando delle cose eccezionali. Ho visto uno spettacolo, Sebbenché siamo donne, tratte da un testo di Benni, e per la regia di Volpe. Ebbene, devo dire che ho visto uno spettacolo di grandissimo livello artistico. Sta andando avanti il premio Racalmare, l'importante è che muore, quindi io auguro ai nuovi organizzatori che il premio possa andare bene. Del resto c'è qualche nome di grande rilievo, c'è la Silvana... non mi viene... Che significa l'importante è che muore? Ma se il premio non dovesse avere i finanziamenti della CMC, il premio può morire per mancanza di fondi. Ed è importante che muoia? No, assolutamente. Io ho detto che il premio bisogna farlo anche con un premio simbolico, numum unum. Quindi anche se non ci saranno i 5.000 euro della CMC, io dico che i grottesi devono mantenere la tradizione di questo premio, che ha la tradizione di Sciascia, di Consolo, Bufalino, e ormai è un evento letterario di cui non si può fare a meno in Sicilia.